Lo dice la scienza, scienza con la S maiuscola, perché come disse il virologo Anthony Fauci durante la pandemia, scienza è verità. Qual è allora il problema? Che proprio la pandemia, che meglio sarebbe definire sindemia, cioè un insieme di patologie pandemiche, non solo di natura sanitaria, ma anche economica, sociale ed ecologica, che hanno inciso fortemente sui nostri stili di vita, patologie che interagiscono e si influenzano reciprocamente. Proprio appunto la pandemia è stato un evento che ci ha insegnato che la realtà di un sistema complesso richiede una spiegazione complessa e ci interroga sulla natura della spiegazione scientifica. Che cosa vuol dire fare affermazioni accurate sulla realtà? La cosa non è così scontata, perché infatti in un mondo dominato dalla mediazione pervasiva del sistema dell'informazione e della comunicazione, così facilmente soggetto a processi di manipolazione culturale e politica e a finalità di natura economica, capitalistica, in questo sistema nulla sembra più vero, dove insomma è il senso stesso della realtà ad essere messa in gioco. Allora due le domande. Prima, se le cose stanno così, com'è possibile metterci d'accordo sull'accertamento razionale della realtà? Seconda, con il venir meno di questo riferimento comune, com'è possibile promuovere la solidarietà per una convivenza umana? La prima domanda ovviamente è che cosa si può definire vero scientificamente, ovvero cos'è la verità scientifica? Beh, la verità scientifica, secondo quello che è stato pensato da Galileo, è ciò che è dimostrabile sperimentalmente. Galileo, nella sua esperienza, lesse molte cose di molte affermazioni scientifiche, ad esempio si soffermò sulla affermazione di Aristotele che sosteneva che un peso cadesse tanto più velocemente quanto più fosse pesante. Quindi lui si aspettava che un peso di 100 kg cadesse 100 volte più rapidamente di un peso da 1 kg. Galileo fece anche dei ragionamenti nei suoi dialoghi famosi in cui mostrò come questa affermazione non fosse poi così scontata. Però quello che fece la differenza rispetto a tanti altri persone che parlavano di queste cose fu il fatto che lui cercò di fare un esperimento, ovvero prese dei pesi, li portò sulla torre di Pisa, li lasciò cadere, dei pesi diversi, si accorse che cadevano quasi allo stesso momento. E lì nacque il metodo scientifico, ovvero quello di dimostrare affermazioni con delle prove sperimentali. Ovviamente la prova sperimentale è molto utile perché può dirimere una contesa. Se due persone fanno previsioni diverse, sarà l'esperimento che ci potrà dire chi ha ragione. Quindi il metodo scientifico è inscindibile dall'esperimento. Questo però non rende tutto quanto molto semplice, perché gli esperimenti non sono facili da fare. Ad esempio, per cercare di fare gli esperimenti sulle cadute dei gravi, Galileo si accorse che effettivamente i due pesi non cadevano esattamente nello stesso momento. Però per capire come mai non lo fecero dovete fare una serie di esperimenti per capire ad esempio i fattori della resistenza dell'aria. E quindi dopo molte osservazioni giunse a formulare delle leggi fisiche che sono, diciamo, il frutto dell'interpretazione di molti esperimenti. Quindi lui fece molti esperimenti di caduta e alla fine poté formulare la sua teoria, ovvero secondo cui in assenza di resistenza dell'aria tutti i gravi cadono con la stessa accelerazione. Ovviamente, qual è il problema del metodo scientifico? Che è applicabile in casi sufficientemente semplici. Ad esempio, se noi abbiamo da interrogare la natura sulla caduta di un grave, è piuttosto semplice cercare di pensare a un esperimento. Se invece facciamo delle domande più complicate, l'esperimento diventa complicato e pieno anche di effetti di cui tenere conto, ad esempio come la resistenza dell'aria nel caso di prima, e quindi il metodo scientifico diventa complicato, non è una cosa che possono fare tutte le persone, ci vuole una preparazione, ci vuole una capacità di realizzare esperimenti, di interpretare i risultati, di misurare, ad esempio, una cosa fondamentale è imparare
misurare, e poi a quel punto si possono fare delle affermazioni che appunto sono comprovate dall'esperimento e quindi si possono dire scientifiche. Però come abbiamo visto, ad esempio, quando c'è stato l'epidemia di Covid, ci siamo accorti che molti scienziati erano in grande disaccordo tra di loro, il che non dovrebbe essere, perché se abbiamo detto che si parla di una scienza sperimentale, un esperimento dovrebbe mettere d'accordo tutti. Però qual è il problema? Ad esempio, nel campo della medicina, gli esperimenti a volte non sono proprio fattibili. Proviamo ad esempio a immaginare la questione del vaccino anti-Covid. Per fare un buon vaccino anti-Covid e dimostrarne scientificamente l'efficacia, quello che uno potrebbe fare è iniettare il vaccino a tante persone, iniettare un placebo, ovvero acqua fresca, a tante altre persone, e poi inoculare il Covid a tutti quanti e controllare quante persone si ammalano e quante no. È però ovvio che un esperimento del genere non si può fare, non si possono deliberatamente inoculare le persone con una, con un batterio, tanto con un virus, tanto peggio per quelli poi che non sono neanche vaccinati. Quindi in certi casi non è possibile realizzare un esperimento, ma bisogna limitarsi a osservare la natura, ovvero a osservare i casi che si verificano in realtà. Ad esempio, per fare le vere e proprie trial del vaccino, quello che si fece fu di vaccinare tante persone, alcune col vaccino reale e altre con il placebo, e poi aspettare che alcune di loro si ammalassero e poi fare dei confronti tra chi si è ammalato e chi no. Ovviamente i confronti devono essere sempre tra campioni, come diciamo, omogenei, ovvero, e bisogna sempre tenere conto del fatto che magari le persone anziane si ammalano più facilmente, che le persone più giovani si ammalano più difficilmente. Quindi, ad esempio, bisogna costruire un campione, cioè costruire un campione a cui sottoporre il vaccino e il placebo, che sia omogeneo in maniera da poter fare degli studi. Omogeneo non solo come età, ma come sesso anche, e come ad esempio etnia. Ovviamente anche come luoghi dove si abita. È chiaro che può essere ben diversa l'esposizione al Covid quando uno abita in paesi molto freddi rispetto a quando uno abita in paesi molto caldi. Insomma, in tanti casi si vede come il metodo scientifico continua a essere valido, nel senso che comunque sia la prova sperimentale rimane la prova regina, però è difficile raggiungere la prova sperimentale. Questo che cosa implica? Implica il fatto che soprattutto nelle fasi iniziali del Covid c'erano scienziati che avevano opinioni diverse. Noi ci ricordiamo all'inizio del Covid, quando era ancora in Cina, c'erano alcuni scienziati che affermavano che molto difficilmente sarebbe avvenuto da noi. Perché? Perché non si fidavano, ad esempio, delle prove, degli esperimenti, delle prove sperimentali portate dai cinesi, quindi ritenevano che magari si trattassero di prove inquinate dal fatto che la Cina non è sicuramente una democrazia e quindi tendeva a non diffondere informazioni reali e tante altre cose. Poi altra cosa che ovviamente è importante è avere una certa quantità di statistica, e quindi bisogna anche aspettare che tante persone si ammalino per avere una conoscenza della malattia, cosa che ovviamente però non è molto piacevole, perché nel frattempo si rimane disarmati. E un'altra cosa complicata è che a volte per fare delle ricerche scientifiche ci vogliono conoscenze multidisciplinari. Facciamo l'esempio del Covid e del caso del contagio aereo. Ci ricordiamo tutti che all'inizio dell'epidemia del Covid si pensava che il contagio non avvenisse per via aerea, tanto è vero che la stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità affermò che non era necessario usare le mascherine. Poi si scoprì invece che il contagio avveniva davvero per via aerea, e il fatto che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità non l'avesse realizzato deriva dal fatto che per comprendere bene il contagio per via aerea non bastano competenze mediche, ma ci vogliono anche competenze fisiche. Ad esempio, capire come si diffonde l'aerosol nell'aria, l'aerosol emesso mentre noi parliamo dalla nostra voce, dall'urto delle nostre dell'aria contro le nostre corde vocali che passano nei nostri bronchi, ecco, capire come le dimensioni di questo aerosol influenzano la sua capacità di muoversi in un ambiente al di là dei famosi 1-2 metri del distanziamento sociale. E prima del Covid c'era stato un errore, diciamo, da parte della comunità medica, che aveva mal interpretato alcuni risultati fisici, e quindi si riteneva che praticamente la trasmissione aerea di virus fosse estremamente improbabile, veniva riconosciuta solo nel caso della tubercolosi. Quindi anche questo fatto della richiesta a volte di interdisciplinarietà, cioè non solo ad esempio anche la fisica, ma spesso la matematica e la statistica sono
fondamentali per fare una ricerca, fa sì che le ricerche possano essere complicate, difficili e a volte quindi venire interpretate in maniere diverse. Perché ovviamente ci possono essere dei risultati parziali, dati sperimentali parziali, che possono essere interpretati in più di un modo. Questo succede spesso, ad esempio, nella fisica, quando noi facciamo delle misure di, ad esempio, produzione di particelle strane durante le collisioni che noi facciamo negli acceleratori, ci sono varie possibili interpretazioni dei dati sperimentali che abbiamo. Ad esempio, alcuni affermano, ah, vediamo tot particelle in quella tot situazione perché i meccanismi sono di questo tipo giallo. Altri ci dicono invece, ah, magari il meccanismo alla base è di tipo rosso e magari questi due meccanismi appunto riproducono entrambi bene i dati. Quindi come facciamo a decidere se uno o l'altro? Dobbiamo fare ulteriori esperimenti nei quali andiamo a verificare dove queste previsioni, ad esempio appunto il meccanismo di tipo giallo e il meccanismo di tipo rosso, prevedono risultati differenti e quindi dobbiamo realizzare ulteriori esperimenti e andare a vedere un po' come si comporta la natura. Tutte cose appunto che, mentre possono essere fattibili, anche se molto complicate, in tanti ambiti in cui abbiamo a che fare con materia inanimata, quando si tratta di persone che, da usare, diciamo, a fini sperimentali, ovviamente le cose diventano molto complicate. E quindi ci possono essere interpretazioni diverse di dati parziali che non vengono risolte, quindi ci possono essere ovviamente differenze interpretative di dati e questo sembra creare una grande confusione. Confusione che poi può essere anche aumentata dal fatto che gli scienziati sono persone e quindi possono anche essere loro vittime di bias o di fraintendimenti in base alle loro aspettative o ai loro interessi che possono far sì che loro tendano a preferire un'interpretazione piuttosto che un'altra, confondendo quindi molto le acque per quanto riguarda poi quello che è la verità scientifica fruita dal pubblico che invece non è specializzato e non conosce tutti questi meccanismi.